la batteria ci sta dicendo che non manca tantissimo e dobbiamo ricaricare. Ragazzi, la sistemazione qui a New York è veramente spettacolare. Dobbiamo dire che in questa via si sta benissimo. Tuttavia, ahimè, il sole, anche se c'è nel cielo, noi qua, protetti da questo palazzo, non lo vediamo mai. E quindi stiamo andando un po' in carenza di batterie. D'altronde sono diversi giorni che siamo qua e credo che questa sera, per prepararci magari alla giornata di domani, riaccenderò il generatore. Andiamo ancora in città. Andremo a Central Park. Ci siamo passati solo a fianco, non l'abbiamo ancora attraversato. Ci sono dei punti molto caratteristici di questo luogo che vogliamo andare a vedere. I nostri vicini, inutile a dirlo, sono sempre gli stessi. Ci sono due van, questa persona che vive in macchina. Noi siamo dei turisti, viaggiatori, e quindi ci riteniamo fortunati as is. Però mi rendo conto che per chi fa questa vita a tempo pieno qui, questo luogo è veramente il paradiso, perché essere vicino al centro e poter parcheggiare a lunghissimo termine e non essere disturbati dalla polizia, dai vicini, da ladri, non lo so, tanta roba. Noi possiamo capirlo, ma possiamo capirlo solo fino a un certo punto. Sì, perché noi tra qualche giorno ce ne andiamo, loro rimangono qua. Quindi sì. Sbam! Il nostro murales, ormai lo conosciamo quasi a memoria. Oggi il cielo sembra un po' più velato rispetto a ieri. Non dovrebbe piovere, a quanto dicono. Ci fidiamo ormai ciecamente dei meteorologi qua, perché sono stati veramente precisi. A volte hanno spaccato il minuto. Questo è il retro della nostra via, le retrovie. Là in fondo si vede Manhattan. La sera quando torniamo ci sono sempre tutti i grattacieli illuminati. Veramente bellissimo. Anche oggi la giornata naturalmente inizia in metropolitana. Questa volta con il caffè direttamente in metro. Ci stiamo veramente abituando al clima, alla mentalità newyorkese, rapidità, velocità, ottimizzazione dei tempi. Questa tra tutte le opere d'arte che sono presenti dentro la metropolitana è quella che mi piace di più. Ci sono questi due omini che stanno costruendo con questa trave enorme. Ed è bello perché sono proprio le stesse travi che sono usate per tenere la struttura della metropolitana. E anche qua ce ne sono altri che lavorano sulle travi. Guardate che bel lavorino che stanno facendo. Adesso abbiamo preso la linea C, andiamo diretti a nord verso il centro di Central Park. C'è la navigatrice, cerca sempre la strada migliore per raggiungere i posti, ottimizzando passi e spese. Ragazzi, naturalmente abbiamo toppato alla grande. Siamo finiti per sbaglio sull'espressa e abbiamo fatto 200 fermate tagliandole tutte. E quindi abbiamo tagliato anche tutta Central Park. Cioè, siamo praticamente arrivati in periferia. Non sbagliamo di nuovo, dobbiamo prendere la C. Ragazzi, siamo usciti dalla metropolitana per andare a visitare Central Park, al cui interno ci sono alcuni luoghi molto simbolici, tra cui lo Strawberry Fields, questa area del parco che è stata trasformata in un memorial in ricordo di John Lennon. Non a caso Strawberry Fields si trova relativamente vicino a dove siamo. Questo è il Dakota Building, dove abitava John Lennon insieme a Yoko Ono, ed è il palazzo da cui è uscito il giorno in cui nel 1980 è stato assassinato da un fan che gli ha sparato 4 colpi di pistola. E notiamo subito sulle panchine di Central Park queste placche che sono commemorative. Sono sostanzialmente delle placche che vengono messe da persone che
pagano per avere una panchina dedicata per celebrare qualsiasi tipo di ricordo, di momento, che si paga mi sembra tipo $10,000, una roba del genere. E mentre camminiamo verso lo Strawberry Fields già sentiamo un po' di musicisti, qui ci sono sempre e naturalmente suonino e cantino canzoni dei Beatles, di John Lennon. Il posto è magnifico perché è questo incrocio di questi viali di Central Park dove è stato posto questo mosaico molto particolare, una storia italiana. Ci sono queste panchine, le persone possono sedersi qua, farsi le fotografie e ascoltare della buona musica. Dovete sapere che questo mosaico è stato fatto in Italia, a Napoli, è la replica di un mosaico etrusco ed è stato donato a questo parco proprio dalla città di Napoli. Il disegno di questa area del parco, appunto in memoria di John Lennon, ha una forma di lacrima. Questo penso che sia l'area dedicata ai cani, a Strawberry Fields. Bellina. Oggi è sabato e naturalmente il parco è pieno di sportivi che se lo godono. Tra l'altro mi sono dovuto togliere anche la giacca perché comincia a fare caldo. Questo deve essere il punto dove le carrozze fanno il giro e tornano indietro. Qui possiamo camminare di fianco al Central Park Lake, ancora un po' ghiacciato, non sembra molto solido, però ci sono anche un sacco di anatre e di papere che se la sciallano qua in mezzo al laghetto. Queste ragazzi sono delle anatre canadesi, guardate come camminano sul ghiaccio, o meglio, come provano a scivolare sul ghiaccio. Queste sono delle scale che sono messe qui per effettuare i salvataggi qualora qualcuno cada dentro il lago adesso che è ghiacciato. Ci sono tutte intorno al lago. Certamente questi laghi e questi canali rendono questo parco veramente affascinante, ma credo che la cosa più impressionante sia poter girare a 360 gradi e costantemente vedersi circondati da altissimi grattacieli. Accompagnati dal suono di questa fisarmonica siamo arrivati alla Bethesda, ma sappiamo la storia di questa fontana, che è certamente il monumento più importante di tutto il parco. È stata posta qui nel 1860 a commemorazione del fatto che era stato aperto l'acquedotto che per la prima volta ha fornito acqua fresca alla città. Naturalmente non manca l'angelo portatore di pace, anche lui in cammino. Un momento catartico qua. Thank you.
Cioè, ragazzi, una proposta di matrimonio a dir poco coreografica. C'era assolutamente un po' di pubblico. C'era anche la film crew. Allora, dopo, nei retroscena, io e Lucia stavamo aprendo il piccolo contest. Secondo voi, lei lo sapeva o non lo sapeva? Vabbè, ditecelo voi, mettete un commento e facciamo un sondaggio. Lo sapeva o non lo sapeva? Non lo so, ragazzi, qua sotto succedono cose. Qua c'è un altro set di un matrimonio. Ci sono fiori, bellissimi colori, una sposa con la damigella. Ciao! Hello! Sotto questi archi veramente meravigliosi. Che bello questo posto qua sotto. Ci sono petali e fiori ovunque, quindi qua secondo me è una roba, cioè, che se una coppia viene qui lo sa, o perlomeno lei si aspetta che venga, gli venga chiesta la mano. Se lui ti dice andiamo alla terrazza, ci sono buone probabilità. Però ora possiamo continuare a camminare su questa scalinata. È oggettivamente possibile che se tu vieni qua con la tua fidanzata, lei magari pensi che, visto che è una cosa consueta, che stiano facendo per qualcun altro, non per lei. Non lo so, lì vedo un'altra coppia baciarsi e lì c'è il fotografo e quindi mi sta chiedendo di farlo tante volte. I'm a whirling dervish, always twirl on purpose. I'm so surface level, don't you look behind the curtains. I'm nervous like I'm Nelly, Kelly's so evil, he's not a person. What would a good one consist of? I'm probably not as perfect. It's probably not in my bloodline. My faith lies as far as my father's allowed, but... Qui in questa parte di questa passeggiata ci sono un sacco di artisti. Guardate che belle queste opere. Ovviamente adesso questi alberi sono tutti spogli perché è inverno, ma immaginatevi cosa deve essere qua a primavera, soprattutto ad autunno, quando le foglie sono tutte colorate. È bellissimo. Ci sono tantissime curiosità dietro questo parco, certamente cinematografiche ne potremo contare a migliaia. Probabilmente non tutti sanno che è tutto completamente artificiale. Laghi, canali, colline, montagnette, tutto il paesaggio che vediamo è stato creato dall'uomo. Tutto il disegno originale prevede che non ci sia nessuna linea retta nelle sue stradine, nei suoi vialotti. È interessante sapere che è enorme, non è il parco più enorme di New York, perché ad Harlem ce n'è uno più grande, ma Central Park rimane comunque più grande di alcuni stati, tra cui uno europeo, Monaco, pensate un po'. E qui dentro questo parco potresti camminare chilometri e chilometri, ma alla fine siamo praticamente usciti. In realtà non tanto lontano da dove c'è l'ingresso per lo zoo, che è un'altra delle attrazioni principali di Central Park, che a noi però in realtà interessa un po' poco. Incorniciati tra questi grattacieli, tra cui quello che io ritengo veramente essere il più assurdo, c'è lo zoo. E qua vediamo lì che ci sono delle foche che nuotano dentro la vasca. Eccola qua, la mappa dello zoo. Noi siamo qui all'esterno ed effettivamente la vasca che avevamo qua di fronte è proprio quella dei leoni di mare. Poverini. E adesso procediamo verso i grattacieli di Manhattan. Questa che stiamo vedendo qua di fronte sono le impalcature utilizzate per la costruzione di questi due grattacieli. Questa impalcatura ha 4 ascensori per salire lassù. Ragazzi, vedete questo palazzo lassù che sta per essere ricoperto dalla nuvola? C'è un balcone triangolare lassù dove si può salire. E adesso ci proviamo. Beh, intanto praticamente i primi 5 piani di questo palazzo sono un grossissimo centro commerciale. Allora, andiamo al 4° piano. Questo palazzo si chiama Edge e pensate che questo balcone sembra essere il più alto esistente nell'emisfero occidentale. Tanta roba. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Anche questa volta scannati come se fossimo pronti per andare a un volo intercontinentale. Ma stiamo salendo, non so a che piano. Raga, dopo che ci hanno fatto la solita foto di rito, che naturalmente non compreremo, stiamo entrando dentro questa roba un po' spaziale, non lo so. Sembra l'Enterprise.
davanti a questa porta a specchio, praticamente invisibile, stiamo aspettando l'ascensore. 100 piani. C'è uno show mentre saliamo, credo. Succederà qualcosa. Eccolo. Cercano di farci percepire che stiamo salendo, ed effettivamente l'immagine, che credo sia sincronizzata con l'altezza, è sincronizzata anche con le orecchie. Guarda, piano piano diventa reale, da disegno diventa reale. Raga, siamo in alto anche adesso, altri 100 piani, ma da qua si vede molto bene l'Hudson, veramente si vede benissimo. Quelli di là sono tutti treni, ragazzi, sembrano piccolissimi. E adesso proviamo ad uscire. Qui il parapetto è di vetro, non devi soffrire vertigini. Il balcone più pazzesco dei pazzeschi balconi del mondo. C'è il vetro, ragazzi, c'è il vetro. Però qua dove vedete queste persone sedute è perché c'è il vetro. Adesso siamo sospesi nel vuoto. Raga, 100 piani. 100 piani nel vetro. Allucinante. Allucinante. È allucinante. No, vabbè. Pazzesco. Non vedo nessuno mettersi a saltare, proviamo. No. E la vista qua da questo vetro è bellissima. Qui il vetro è leggermente appannato e quindi vedo bene quanto è spesso. Ragazzi, sarà... Boh. Qua si vede bene quanto è spesso, ragazzi. E questa è la vetta di questo mega palazzo che si chiama Edge. Beh, inutile dire che questo è il paradiso del selfie, quindi adesso ce ne faremo uno anche io riuscire. Bene, ora usciamo, guardate che struttura pazzesca che abbiamo qua di fronte. È quello che abbiamo visto nello spettacolo scendendo con l'ascensore dell'Edge Building. Eccola lassù, la terrazza dove eravamo. Si vede bene il vetro dove abbiamo camminato. Qua è tutto vetro che si riflette l'uno con l'altro. Che giochi. Qua sotto questi palazzi contrastanti, vetro e storia, abbiamo restaurant, pizza e bar, aperitivo. È pazzesco quando passi davanti ai portoni di questi palazzi, perché guarda che si aprono, ma mi fanno sentire il calore. It's really hot. Yeah, welcome to 520. Si sentono un sacco di profumini uscire da tutti questi ristoranti. Ma eccoci arrivati dove volevamo andare. Stiamo provando ad andare a prendere la teleferica per Roosevelt Island, che si paga al prezzo di un biglietto della metropolitana. Deve essere molto bella perché deve essere molto panoramica. Però lo facciamo a stomaco vuoto. Non siamo riusciti a trovare niente da mangiare a un prezzo accettabile per noi. L'abbiamo presa al volo e adesso partiamo per andare a Roosevelt Island. Raga,
ragazzi, che vista pazzesca. Siamo arrivati a Roosevelt Island, c'è un sacco di gente qua dentro, proviamo a uscire perché si sta muovendo dal caldo. Roosevelt Island è un isolotto nel mezzo dell'East River che sembra vivere una vita tutta sua. Pensate infatti che c'è anche il Visitor Center, eccolo qua, il piccolo chiosco che è il Visitor Center di Roosevelt Island, che è quest'isola incastonata nel mezzo dell'East River tra una teleferica e questo ponte intergalattico. Andiamo qua verso l'East River e non possiamo non scattare una foto da qua sotto, assolutamente panoramica direi. Beh, qua a Roosevelt Island c'è un po' de todo, ci sono tanti parchi, ci sono dei campi da baseball come questo che sta qua dietro e uffici, abitazioni, è una piccolissima isola dove vivere e rilassarsi. Per andare a Brooklyn da Roosevelt Island ci sono diverse possibilità, o la metropolitana o il traghetto o puoi nuotare. Noi prenderemo il traghettozzo che è strapanoramico e costa meno che la metropolitana. Ci facciamo l'ultimo giro sull'East River. Dopo un po' di attesa qua sotto è arrivato il traghetto, ma guardate questa stazione galleggiante, che vista che ha, è proprio qua sotto al ponte. Il traghetto sta fermo un nanosecondo, la gente arriva all'orario perché tanto lo puoi vedere dalla app e bam, carichi e parti. Comodissimo. Ecco, l'unica cosa che magari dal vetro non è che si vede tantissimo perché è tutto un po' sbonzo, quindi prendete quel che arriva così come facciamo noi. E tra l'altro va velocissimo, cioè ha un'accelerazione pazzesca. È un nanosecondo, sei a velocità smodata. Adesso passiamo davanti al capannone dove abbiamo parcheggiato Valentino. In tutto questo non abbiamo ancora mangiato, ma qui a Williamsburg, l'abbiamo notato spesso quando tornavamo con la metropolitana un po' più tardi, ci sono un sacco di baracchini che vendono comida callejera de todos los tipos e quindi adesso mangiamo. Assolutamente. Qui dobbiamo provarli questi baracchini perché sono veramente top. E qui siamo tornati di fronte allo shelter, mega pappettone dove si mangia e si fa l'happy hour, ma non come quello di Milano, non si mangia a gratis. Bellissimo, veramente anche i murales di Brooklyn sono veramente belli. Questo ragazzi è il chiosco di cibo di strada che stavamo sognando da parecchi minuti. Lo abbiamo visto tutte le sere con dei profumi, ci ha lietato il ritorno a casa. Adesso lo proviamo. La cosa bella è che qua c'è il baracchino, ci sta preparando il falafel sandwich, e qua c'è la sedia. Per aspettare dopo una bella camminata ci sta. Sì. Anche oggi abbiamo camminato abbastanza e dobbiamo dire che ci è piaciuto anche oggi quello che abbiamo visto. È stato impegnativo visitare New York, ma tantissima roba. Abbiamo il nostro pacchetto completo. Ragazzi, ecco il nostro panozzo, ora lo vedete in versione aperta. Ci sono comunque dentro 6 polpette falafel, 2 cetrioli, un po' di insalata, un sacco di cipolla e pure un po' di pomodoro, nonché le salse bianca e strapiccante. In qualche modo siamo riusciti a finirlo.
E adesso qua in fondo a Williamsburg c'è casa nostra, Valentino, parcheggiato e nel medio della calle da una settimana. Casa, dolce casa. Eccoci!